Ciao ragazzi, oggi ci troviamo in un nuovo spot. Come potete vedere c'è un canale alle mie spalle e un altro piccolo canale qua che entra. So di certo della presenza di cefali, ma non so altro, quindi adesso proviamo a metterci in pesca e vediamo cosa viene fuori. Ci vediamo dopo. Visto la presenza di cefali, voglio provare a utilizzare una montatura che usano sui laghi di Mantova, che mi ha dato il mio amico Andrea. Vediamo se anche qua funziona. Quindi ho fatto un po' di casino, adesso con calma la liberiamo. L'ho messa via un po' male. Certamente il filo è grosso e dovrebbe riuscire a liberare tutto. Praticamente c'è un piombo, una paletta di un rotante, un amo sotto, e gli mettiamo come esca. Questo l'attacco direttamente al moschettone che c'era la canna. Come esca gli mettiamo uno stick della Marucchio, che è proprio la stessa esca che usano sui laghi di Mantova, almeno il mio amico sui laghi di Mantova. L'esca è questa, ne ho già uno aperto, così lo riapro. Puzzano in una maniera allucinante sti cosi, però se funzionano, che puzzano, ce ne frega niente. Di queste ne fanno di diverse misure, purtroppo quando le ho comprate c'era solo 4 mm ed è un po' striminzito. Fa fatica a mettere sull'amo, in qualche modo lo mettiamo lo stesso. Taglia, manda dentro, spinge qua. Ok, mamma che puzza. Vabbè, facciamo così, lascio lo zaino qua sopra, sto registrando, sì? Cerchiamo di non farci male. Facciamo così, vediamo se mangiano e poi se scendo. Guarda che lì ce n'è altri, va. Oh, quanti ce n'è lì. Neanche dove sono io, ma voglio vedere quando passo nel branco se c'è interesse. Non vedo interesse. Quello è un predatore, eh? Eccolo, è arrivato il momento.
Fondo. Ecco, l'unica volta che ho sentito bloccarsi è fondo. Puttana troia. Prima devo lasciare la scarpa che qua c'è da ammazzarsi. Guarda! Ma dai, questa è sfiga! Oh. La cacciata adesso che io sono bloccato! La cacciata adesso che io sono bloccato! Non ti rendi conto che sfiga! Ho rotto! Devo cambiare canna al volo. Cambio canna, cambio canna, cambio canna. Ho visto capire mica che cazzo di roba è. Qui ci sono. Quella ancora sotto la mia cabina. Prendiamo questo. Proprio sotto i miei piedi, oh. È arrivato il momento. Ho preso qualcosa, oh, al volo. Ho preso. Come ho toccato l'acqua, va. Cazzo. Oh, ragazzi, ci siamo. Non riesco neanche a vederlo. Ma è che è sicuro. Vediamo un po'. Voglio vederlo. Voglio vederlo tra poco. Cos'è? Figa, fermarsi loro, c'è una forza allucinante. Sai che tra poco lo vedo? Porca bestia, alla canna. E io ci loro per forza. Sta allontanando. Oh. Un po'. Bella Madonna. Voglio vederlo. Dai, fatti vedere.
Dio, come ha toccato l'acqua! Come ha toccato l'acqua! Figa, sto andando dall'altra parte. Non voglio forzare troppo che se si addrizza la testina lo perdo. Scoppio a vedere il filo, dov'è? Eccolo lì. Siamo sotto riva. Vediamo se si alza. Qualcosa di grosso, è grosso. Ho visto. Questo del bianco, ma secondo me è un siluro per come tira. È un tiro continuo proprio. Qualche testata. Tieni testina, mi raccomando. Ustia, mi sa di sì, è pure grosso. Grosso, insomma. Una bella bestia. Sempre in tensione la sottoriva, dovrebbe vedere, guarda il testone, l'ho intravisto. Se mi va sulle rocce col muso mi spacca il filo. Guarda che forse viene, siluro sicuro. Stiamo stancando un po'. Devo mandarlo di là ci sono tutti gli ostacoli. Deve stare in questa zona sotto ci sono le pietre, ma almeno non ho i rami. Che c'è un braccio stanco. I fili non mi preoccupano, tutto sommato non è. Mi preoccupa la testina. Vediamo se riusciamo a sollevarlo, dai. Dai, fatti vedere. Dalla bava, guardalo lì che bel vitello, siluro sì, guarda. Siluro sì. Iniziamo a metterci con calma in postazione perché qua c'è da farsi male. Per tirarlo fuori. Allora ci mettiamo qua. Siamo vicini all'acqua. Sembra che pian piano cede. Era ancora qui, va. Era qui. Si molla un attimo. Resta come un sasso, eh. Voglio chiudere troppo perché ho paura della testina. È la testina della Decathlon. Non è fatta per i siluri.
saperlo, mettevo quella da siluri, tiravo come un matto. Eccolo, va testone, va, fatti vedere, dai. Eccolo lì. Adesso mi sporcherò un po', ma devo portarlo qua e prendo dalla bocca. Vediamo se riusciamo a girarlo. Vediamo se riusciamo a girarlo. Dai, che stanco, dai. Dai. Vediamo se riusciamo. Ah, vieni bello, vieni. Vieni, 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 apri la bocca, dai, dai, bastardo, non c'ho i guanti, senti come caratti. Dai, fatti prendere bene. Oh, che cazzo che ti mollo. Ah. Andiamo su a fare una foto. Eccolo qua. Che è faticata, adesso lo misuro anche. Bel bimbone, vediamo quanto è lungo. Metro, metro, metro. Un metro e 15. Così. Dai, poi ti lascio andare. Un metro e 15. Ok, diamogli la libertà. Pinza. Testina tenuto, va. Contento. Tutto il filo pieno di bava. Come ha toccato l'acqua, incredibile. Allora. Vediamo. Lui si è attaccato in un punto. Apri la bocca, se la chiudi. Non ti slamo. Eccolo qua. Boh. Ti rimetto a casa, ti mando a casa, Alessi. Dai, andiamo. Adesso qua c'è da ammazzarsi per mollare pesci. Dai, eccolo qua, vai ciccio, vai, vai,
girati, girati, che non posso avvicinarti, sai che non posso girarti io, su, vado in acqua, c'è anche un legno un po' grosso, dai Gigio, oh là, bravo. Ok ragazzi, la giornata è finita, siamo come solito, veniamo a cercare una roba, ne troviamo un'altra, ma va benissimo, è stato un combattimento super, sono venuto a cercare i cefali e ho trovato il suo più grande predatore, di sicuro, e niente, un posto comunque pieno di cefali e altrettanto pieno di siluri, perché come potete vedere nel video ho avuto un sacco di attacchi vicini e all'inizio non capivo neanche che cos'era perché non conosco lo spot, all'inizio pensavo qualche aspio e invece sono siluri. Mi sono divertito un sacco a combattere questo pesce e niente, spero che vi siate divertiti anche voi a vederlo. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi!